Episodio 15. Calamityville Horror. Un nome un po' più normale non ce l'avevano per questo episodio. Aspetta che... ecco, esatto. Non volevo... e Hakuna Kaga, ma va a cagare. Allora, devo essere sincero, fino ad ora questi sono i nemici che più mi stanno infastidendo, perché hanno ste maledettissime lance. E le lance ovviamente hanno un range molto più lungo. Devi riuscire a beccarli nel momento in cui non sono... cosa fai, Crash, che non vedo? In animazione d'attacco. Ok, forse devo salire ancora un pochino, ma forse ce la fa. Ecco qua. No! Ce l'avevi fatta. Io non so perché tu abbia... cosa fai? Abbia deciso di passare oltre. Però ormai il danno è fatto, Crash. Ecco qua. Aspetta. No, ma porca puttana, Crash. Ecco, stavolta vaffanculo il secondo fungo. Aspetta, calmo. Ecco qua. Vai pianino, che tanto non abbiamo nessuno che ci rincorre qua. Quindi, se possiamo evitare di esplodere, sarei anche... vaffanculo, Crash! Tu e le tue stupide scarpe che scivolano! Faccia di merda! È già la seconda volta che oggi scivoli per nessuna ragione! Mamma mia! Che cavolo! Dai, sono anche senza voce! Scorpio Golini per sconfiggere tutti i nemici prima che il tempo finisca. Dipende che nemici sono. Un calcio dritto nel culo. Allora. Ah! A saperlo aspettavo un attimo. Non cadere o fallirai. E un grazie al cazzo non ce lo mettiamo oggi? Ecco qua. Oh, dammi quel per due. Ah, ok, sì, l'abbiamo preso, perfetto. La cosa buona dello Scorpiorilla è che c'ha un ampio raggio con l'attacco base, quindi bene o male siamo salvi. Aspetta, però per sicurezza la salute me la prendo lo stesso. Dammi quel per due, già che ci siamo. Questi qua di ghiaccio erano gli unici che mi preoccupavano. Avevo paura mi potesse congelare. In realtà anche di loro mi dovrei preoccupare. Ecco fatto. Ulla, quante. Da... no, 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 calmi. Calmi tutti. Va bene. Prendere i punti. Ma non morire. Che poi i cacchio qua di melmosi qua danno uno sfracco di punti. Allora, aspetta. E va, no, 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 le combo di merda, le combo di merda dei pipistrelli, no, ma perché hai schiacciato cerchio, Crash, vaffanculo, vaffanculo, Crash, non dovevi schiacciare cerchio, cioè, è colpa mia, lo so, però, stavo cercando di schiacciare continuamente X per attivare il coso e accidentalmente ho sfiorato il cerchio, no, che palle. Allora, però abbiamo imparato una cosa, che a questo giro, quando togliamo di mezzo i melmosi, dobbiamo arretrare un pochino. Di già, ma subito sono apparsi. Ma scusami.
Ma neanche il tempo di salire in groppa. Beccalo. Ecco qua. Datemi una cura, per favore. Dicevo. Dai! Madonna mia! Questo gioco quando ti mettono nelle combo del cazzo che non ne esci più! Dio mio! Le ingiustizie! Dammi quel frutto! Ecco qua! Appena apparsi, neanche lo spawn vi ho fatto fare. Dammi quell'altro frutto, va? Che devo evitare di morire. Che tanto il frutto con lo scorpiorilla non cura una sega. Mi ha dato una barretta di Kit Kat di vita. Madonna. Lo spaccherei volentieri un Kit Kat adesso, però. Ok. Qua ora dobbiamo fare attenzione. Allora, aspetta, quel per due dammelo, che adesso appaiono i melmosi. Dai. Pam, 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 pam. Oh, andata. Ok. Devo ucciderli per completare la partita. Adesso muoiono, perfetto. Completato? Sì, oh! Alla fine siamo morti, come al solito, come dei babbi di cciola. Addio Scorpiorilla, sei stato un grande amico, ma ti devo salutare. Ecco qua. Questo gioco veramente, quando ti buttano in una combo, è la fine. Questa è l'unica cosa negativa che ho da dire su questo gioco al momento, veramente. Vabbè, non mi serviva neanche. Aia! Dai, madonna mia! Che peso al culo che siete tutti! Questo livello mi sta sulle palle! Che ci sono quelli che fanno le combo, questi qua che sono in 200 e fanno la pioggia! No, 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 no! Ecco qua! Allora, aspetta... Dio mio, penso di essere caduto! Allora... Ecco qua! Ehi, coniglietto perde pazienza. Coniglietto finisce nel baratro della morte assoluta. Vaffanculo. E Crash non sa calcolare le distanze perché è un pirla. Vabbè, quello dovrebbe essere risaputo ormai, no? Il fatto che Crash è un pirlotto, tutti dovremmo saperlo. Non dovrei esserne sorpreso io, visto che continua a morirci. Dove siamo? Qui? Di nuovo un altro scivolo. Ogni tanto mi dimentico che siamo dentro un albero. Ma quando l'ho preso, scusami, la bomba? Ah, forse è esplosa a contatto con uno dei nemici, può essere. Eccomi qua, calmo. Non fare cose avventate. Spero più che altro che Crash non sia un cretino. Vabbè, è un po' sprecata su di lui, però. Vediamo chi altro appare adesso. Dai. Ma che palle, mamma mia.
E i voodoo torneranno, i voodoo siete morti, sepolti e fate schifo alla merda, stronzi, vaffanculo. Vi odio tutti oggi. Ma dai. Ecco qua. Non sapevo che l'attacco triangolo potesse annullare la loro difesa sottoterra. Ecco qua. A posto. Che palle, madonna mia. Vieni qui. A posto. Io continuo a switchare da uno all'altro per il semplice fatto che così li ammazziamo prima. Eccoci qua. Poi almeno... Sì, l'animazione. Poi se almeno il mio viene ferito, ne abbiamo uno con tutta la vita. Tanto tra poco devo farlo uccidere, quindi. E addio il coniglione. Eccoci qua. Non è ancora Pasqua, stronzi. Tra poco lo sarà però. Sì, ti piacerebbe. No, e stavolta col cavolo che switcho, te lo puoi scordare. Ho il melmoso, non lo lascio per il pipistrello di merda. Eccoci qua. Allora, aspetta. No, speravo di riuscire. Dobbiamo fare attenzione perché non voglio perderlo. Ecco qua. No. Dai, dammi un frutto. Svumpolo. Eccolo qui. Ancora? Ma quanti siete? Ma scusami. Sì. Poi un altro po' di tornadi. Non ce n'erano in sconto oggi? Bastardi. Non posso farvi morire cadendo. Ecco qua, vabbè. Meglio di nulla, no? Almeno ho ottenuto i frame di invincibilità. Ecco qua. Devo continuare a switchare perché i pipistrelli sono terribili. Sono veramente terribili i pipistrelli. Il loro attacco speciale ha un raggio impensabile. Le loro combo sono inarrestabili. Pure tu. Vabbè, almeno è morto con un colpo. Anche se non è servito a molto, però. Certo. Non c'era qualcun altro oggi in sconto di colpo? Ma che vaffanculo. Oh, e vai, che gare. Allora, mi avete rotto le palle. Siete infiniti. No, volevo riuscire a passare. Dammi quel... Vabbè, dai, forse riesco a prenderlo, aspetta. No, e dai. Vaffanculo. Voi, i pistrelli. E tutti i mutanti con le mutande.
Ok, il primo cesso l'abbiamo preso. Questo livello sembra molto più lungo dei precedenti, o sbaglio? Eccoci qua. Ora sei mio. E ora sei mio. No, no, e dai! Ma non è possibile che in questo gioco le regole le facciano loro ogni volta. Per ogni cazzata che vogliono fare, loro possono, io no. Guardali! Non è possibile che per una combo del cazzo io non possa più muovermi. Non è possibile. Cioè, questo gioco a me piace, però cazzo, ci sono queste stronzate che me lo stanno facendo odiare alla morte oggi. Forse però più che altro sono questi tipi di nemici, pipistrelli e loro. Hanno proprio un modo di cacchio di fare di un antipatico che è assurdo, veramente. No, ma che palle Crash oggi, mamma mia. Oggi veramente Crash ti sto odiando in maniera assurda. Ecco, guarda te, se devo fare attenzione anche dove sto andando, nonostante io non veda dove sto andando, perché la telecamera va sempre oltre la mia visuale. No! Ecco qua. Vieni con me se vuoi morire. Guardalo! Non è possibile che loro possano fare tutte le combo che vogliono e io non riesca neanche a muovermi. Veramente. Andate a cagare voi. Oh, gli scagnozzi fatti, i cessi fatti, le combo no. Andata, no? Purtroppo, boh, quante ne volevi? 40? 50? 200? 20, vabbè, era fattibile, però abbiamo avuto un giro un po' sfortunato oggi, purtroppo. Livello 15, concept art, basta oggi.